E come vi dicevo, tra 10 minuti prenderà il via. Benvenuti a tutti coloro che sono qui in zona partenza, coloro che sono in zona arrivo, coloro che saranno in giro per questo splendido percorso di scafati, percorso velocissimo come già accaduto l'anno scorso, partenza, arrivo leggermente sfalsati per permettere ovviamente il massimo della logistica e soprattutto per permettere a tutti quanti voi di prendere il via in questa lunghissima ma soprattutto intensa gara che tra poco partirà. Partenza, come vi dicevo, per 10 km precisissimi, che illuvia anche tutta la storia di Cascapani. Visto il nostro mister Manzo che sta facendo foto da quando sono arrivato, tutto quanto lo staff al completo che sta curando ogni minimo dettaglio della logistica di questa maratonina città di Scafati, combattutissima. Ciao Ida, buongiorno. Una gara combattutissima anche sul piano agonistico per le prime posizioni per quanto concernerà la classifica finale, sia in campo maschile che in campo femminile, ma d'altronde siamo oltre 800 e non poteva essere diversamente. Detto questo, io continuo a ribadire l'invito a portarci alle spalle dell'arco di partenza, perché mancano praticamente 6 minuti al via. Siamo sempre più vicini al momento dello start di questa gara di oggi. Di poter conoscere i nominativi di coloro che occuperanno le prime 3 posizioni del podio e seguiranno ovviamente i primi 3 arrivati, oltre 800 atleti che transiteranno qui davanti a noi. Vi prego cortesemente, tenete le mani pronte ad accogliere dal primo all'ultimo tutti quanti con un grande applauso. Vi approfitto per ringraziare anche i nostri 2 supporter qui davanti che stanno mantenendo lo striscione d'arrivo, quello che verrà attraversato dal vincitore e dalla vincitrice, ovviamente, perché la gara non riguarda soltanto il maschile. Appare la macchina della polizia municipale, quindi siamo prontissimi. Ecco che arriva anche la macchina di Niti Sport che apre la strada, ed ecco il vincitore, maglia gialla per lui, arriva in solitaria qui sul traguardo di Scafati. Scafati su con le mani, applaudiamo il vincitore di oggi, la sua maglia gialla, polizia Cava Vicentini, Marato El Gurito. Ecco qui il vincitore di questa seconda edizione maratonia città di Scafati, segue dietro di lui secondo e terzo, arrivano in questo istante, seconda posizione turistica il laghetto, ci ha fatto Sulcra! Terza posizione Napoli North Marathon, altro guardo Israel Adimba, 31.04 il tempo per lui. E quindi conosciamo i primi 3 arrivati di quest'oggi, altri 7 atleti da premiare per quanto riguarda la classifica maschile, e poi tra più o meno 6 minuti avremo anche la prima delle donne qui al traguardo, e quindi inizieremo a conoscere anche quello che riguarda il podio femminile della gara di oggi. Attendiamo ovviamente il resto del gruppo
È normale che vediate, soprattutto per i meno attenti ai lavori, tanto distacco tra i primi, poi pian piano i distacchi andranno colmandosi perché saremo su ritmi più sostenuti. I ragazzi, chi ha vinto sul ritmo di 3 minuti e 04 a chilometro come media, quindi rendetevi conto anche del valore di questi atleti. Questa è la numero 1, la divisa della Guardia di Finanza Sport Campania, a Perrafi, pronti al traguardo in questo momento. Il vincitore dell'anno scorso, Petrone numero 5, Iunesti Tuni, primo degli italiani, Peppe Soprano, Movimento Sportivo Bartolongo, 32 minuti e 8 secondi, tempo finale per lui, secondo degli italiani in questo traguardo di oggi, appare all'orizzonte, in grandissima forma in questo periodo. Fategli un grande applauso, arriva adesso Romualdo Barbato! Ed ecco che siamo veramente entrati nel vivo della gara. Adesso pian piano inizieranno a essere più numerosi i passaggi qui sotto l'arco d'arrivo. Come vedete si inizia anche ad animare questo rettilineo finale, questi ultimi 80 metri che accompagnano fino all'arco di arrivo, anche questo molto scenografico quest'oggi in questo splendido contesto di scafati, una gara che sicuramente sarà stata molto piacevole per chi l'ha conclusa e lo è per coloro che la stanno ancora vivendo. E adesso chiedo a tutta Scafati di tenere le mani pronte perché arriva il primo degli atleti, diciamo, di casa, per così dire. Un grande applauso per Gianluca per Matteo. Eccoci che continuiamo con gli arrivi. Pettorale numero 11 al traguardo in questo momento, Massimiliano Fiorillo. Pettorale numero 8 al ritorno dalle due tante imprese in giro per l'Italia e non solo, Francesco Bassano. Ancora un arrivo in chiave Italia, un altro amico di questa organizzazione, di questa manifestazione, Nicaio Sleb Graniano, arriva al traguardo, Peppe Angelino! Come al solito con il suo estro inconfondibile. Un altro dei giovani al traguardo di oggi per la maglia di arancione della Napoli North Marathon, Vincenzo Migliaccio al traguardo. Nipote d'arte oggi qui con noi, pettorale numero 13, arriva anche Marco Russo. Complimenti Marco. Pettorale 619, mi sono confuso con i poi di pardon, ho letto una cosa per un'altra. Allora dicevo, pettorale 619, è arrivato anche Nunzio Paciuli al traguardo. È così che continuiamo con gli arrivi, pettorale numero 15, Francesco Gallo al traguardo, dietro di lui pettorale numero 12, arriva anche Marco, no, c'è un errore qua sulla stampa, manca il numero 12, perdona, anche Alfredo è arrivato, infatti dicevo non mi trovo con Massimiliano, non c'è secca. Il nostro onore al traguardo, su ragazzi, Francesco Porricelli e con loro pettorale numero 22 e anche Mamadou Udrago. Bravi ragazzi, uno sprint per gli ultimi 100 metri di questa gara di oggi. Altre maglie gialle dell'Atletica Scafati che si apprestano a concludere questa splendida giornata di gara. Francesco Torto dal traguardo insieme a Vincenzo Guida. Bravi ragazzi! Bravi Vito Franco, Giulio Iannone, bravi ragazzi! Dai, su ragazzi, complimenti! Andrea Maresca! Arduino Viola, anche lui con noi, Simba Casanuovo Volla. Pettorale
Ufficiale 117, arriva anche Luigi Caliendo qui al traguardo, complimenti anche a Luigi. Siamo a 36 minuti, 35 secondi dal via, quindi intorno ai 3.39 di media chilometro per coloro che hanno concluso la loro gara quest'oggi. Ovviamente ne avremo almeno per un'ora, un'ora e dieci, anche per dare un riferimento a coloro che sono qui in zona e che sono meno abituati a vivere questo tipo di manifestazione, quindi almeno altri 30-35 minuti prima di concludere l'ordine d'arrivo complessivo della gara di quest'oggi. Ancora un arrivo, pettorale numero 91, sì, ho letto bene, è Felice Accumulo che arriva al traguardo in questo istante, è diventato nuovo uno sfizio quello di saltare il tappeto, sprint, attenzione, allontanatevi, metti qua, per frenare ci vorrei un poco, via ragazzi, attenzione ovviamente a non eccedere, su che siamo in tantissimi, siamo oramai a 37 minuti e mezzo dall'arrivo, dai Antonio che sono finiti questi 10 km di gara, su ragazzi, e ci dovrebbe essere a breve anche l'arrivo della prima donna, quindi tenete gli occhi aperti perché sì l'ho vista, non vi preoccupate, la maglia della Atletica Scafati che segna l'arrivo della vincitrice di oggi, conferma quest'oggi l'arrivo al traguardo Anna Maria Bonacore, 37 minuti 58 secondi, la madrina di casa, una delle protagoniste di questa organizzazione che vince in questa occasione anche la spedizione maratonina Città di Scafati, anche Giovanni Visaggio qui al traguardo insieme ai tanti amici in gara oggi, complimenti ad Anna Maria, attendiamo poi di completare l'ordine d'arrivo per quanto riguarda anche la gara femminile che da questo momento inizia a transitare qui al traguardo. Su ragazzi, siamo in tantissimi e siamo solo a 38 minuti dal via, via l'arco è sempre più vicino, ultimi metri in discesa per voi che vi apprestate al traguardo della seconda maratonina Città di Scafati. Il presidente della Trega Gaetano, Enzo Celiento al traguardo, Antonio De Rosa, Gianfranco Bianco, bravi ragazzi, il presidente dell'Ercosport anche Raffaele Colantuono qui con noi, 39 minuti dalla partenza della gara di quest'oggi, siamo ancora sotto i 4 km, 3.56 di media per coloro che terminano in questo istante la loro faticata di questa mattina. Altra maglia azzurra della Simba Casanuovo Volla per Pino Aeruso che arriva al traguardo. Senti, su ragazzi, ultimo metro di questa splendida gara di questa mattina, è bello vedere i volti sofferenti ma sorridenti di coloro che arrivano qui al traguardo. Un arrivo spalla a spalla ancora, attendiamo di conoscere la seconda e la terza delle donne al traguardo che dopo ci raggiungeranno, e infatti al pare la divisa della seconda delle donne all'arrivo, tesserata per l'Enterprise Sport & Service Televento, Pina Francese! Medaglia di bronzo la scorsa settimana ai campionati italiani di mezzo maratona ad Ostuni, nella categoria F40, la terza, la medaglia di bronzo per i colori della Campania. Per quanto riguarda, dicevo, i campionati italiani master di mezza maratona, ci manca la terza delle donne al traguardo che appare in questo istante, pettorale 611, pardon, arriva al traguardo e completa il podio di oggi anche Katie Barbati, e dietro di lei quarta posizione per Anna Paniak, Atletica Scafati, la sua società quest'anno, quindi corre in casa, ce l'abbiamo fatta, Giovanni è finita, guardate i volti anche affaticati ma anche sorridenti, è forse un'emozione che solo chi corre può spiegare, può comprendere, forse difficilmente far capire agli altri. Su ragazzi, siamo a 41 minuti dal via, 4.06 a chilometro per voi che arrivate in questo istante, via, arriva anche Consuelo Ferragina al traguardo, Atletica Virgiliano, 41.10 il tempo finale, almeno altri 25 minuti, 30 minuti per completare gli arrivi di oggi.
e guardate quanti sono coloro che arrivano qui sotto questo arco di arrivo, qui a Scafati, su, vetturale numero 96, un altro arriva in rosa e c'è Giampieri D'Angenio al traguardo. Su, andiamo, non rallentiamo proprio in questi ultimi metri di gara. Siamo a 41 minuti e 45 secondi, poco sopra i 4-10 km per voi che concludete questa 10 km di oggi. Arrivo facile, diciamo così, in discesa per gli atleti in gara oggi. Tanti amici dell'Atletica Scafati che continuano ad animare ovviamente. Sì, è ovvio che c'è Casagiove, appuntamento a Casagiove a ottobre se non vado errato. C'è la loro manifestazione come al solito. Anche Antonio Esposito al traguardo con noi. Ciao Antonio, ben arrivato. Antonio, sono arrivati. Complimenti anche a voi. 42 minuti e mezzo dalla partenza. Siamo intorno ai 4,15 km come ritmo che abbiamo agli sprint. Oggi tantissime anche le maglie dell'Ercosport. La podistica e Parco, ovviamente. Podistica posto di Capodimonte. È impossibile citarvi tutti perché siamo tantissimi. Questa mattinata. 43 minuti dal via. 4,18 km e arriva anche la sesta donna al traguardo, Teresa Galano, anche lei oggi Atletica Scafati. Complimenti anche a Teresa, temporale numero 39, arriva anche Gennaro Gonzalla, Manzanella, tornatori qui all'arrivo, 43 minuti 15 secondi dalla partenza. Su, non rallentiamo proprio adesso. Continuo anche a ricordare a tutti i piccolini qui in zona che è possibile iscriversi alla gara giovanile che partirà subito dopo e recandosi vicino il palco, l'aerello, per registrarsi alla gara che partirà alla conclusione della 10 km in corso. E ovviamente invito tutti a rimanere qui in zona, premiazioni a termine gara. Anche Lucia Tonio al traguardo, 3 minuti 50 secondi dalla partenza. Siamo intorno ai 4,24 km per coloro che concludono questa 10 km in questi istanti. Quanti siete? Sono arrivati più o meno 300 atleti qui al traguardo. Prendetevi conto di quanti ne mancano ancora. Un arrivo mano nella mano, una fatica condivisa quest'oggi. Su, mamma mia che faticata, mi stanno facendo sudare con voi. Dai Giovanni, mi è arrivata anche Rosa Ippolito, me lo sono perso nella calca. Su, che oramai il peggio è andato. 44 minuti 50 secondi, siamo ancora sotto i 4,30 km, ultimo sforzo per andare sotto i 45, ultime energie raschiate prima di potersi fermare e riprendere fiato. 45 minuti in questo istante, 4,30 km di media e ancora tantissimi amici da aspettare. Qui sotto l'arco d'arrivo della seconda maglia città di Scafati. Bravi ragazzi, tutto Scafati ad accogliervi con applausi e incitamenti. Ovviamente ricordiamo tutti quanti gli sponsor della manifestazione che hanno reso possibile insieme alla Atletica di Scafati, all'amministrazione comunale, l'organizzazione della manifestazione di oggi e a tempo gara che sta curando ovviamente i riscontri cronometrici e le classifiche di quest'oggi. Su, 45 minuti e mezzo al via e siamo quindi 4,34 km per voi di media. Guardate che un colpo d'occhio incredibile per chi è fermo e si attende. Ricordiamo la gara di Poggio Marino, 9 di giugno, ci vediamo, 15 praticamente da qui, vettorale 109, c'è l'arrivo in questo momento anche di Mariana Stanze Grimaldi. Su, non rallentiamo sul traguardo, oramai il peggio è andato. Andiamo. Mi raccomando, facciamo vedere i pettorali al traguardo. Pettorale! Non copriamo il pettorale.
sta aperto e stai tranquillo. 46 minuti e mezzo dalla partenza, 4:39 di capire il chilometro per voi, arriva anche il chilometro qui al trasporto di Scafati. Tante le donne con noi, pettorale numero 35, anche Simona Maiotto che conclude la sua gara. Complimenti anche a Simona. Cicciano Marathon, appuntamento se non ho errato il 19 maggio con 25 forse, non vorrei sbagliarmi. Anche Giovanni al traguardo, con su ragazzi. Mamma mia quanti si vede, ciao Maria Francesca. Ciao Benny, appuntamento il 2 di febbraio a Napoli con la nuova vettura della mezza maratona a Napoli, la nuova mezza maratona che partirà a Napoli dal Catarateto. Su i ragazzi, 47 minuti e mezzo dal via, 3 chilometri da poco passati e ne avremo ancora per almeno altri 20 minuti, quindi arrivi quasi eterni questa mattina qui a Scafati. Tutta la Campania si è radunata qui con altre 4-5 gare contemporanee, 850 atleti hanno deciso di essere qui in questa città, segno della stima, dell'organizzazione e del valore ovviamente di questa gara di oggi. Su, non alleggiamo proprio in questi ultimi metri, il tappeto blu a raccogliervi qui sul traguardo finale di Scafati, seconda edizione della maratona città di Scafati che si va a concludere per voi. 48 minuti e 20 da via, ultimi metri in discesa che vi portano su questo traguardo di gara, non sono detto un traguardo per aver portato un'altra 10 km a conclusione. Quanti amici del Gioia Running di quest'oggi, ci stiamo preparando per Forza Marino, fino a ripetere 9 giugno l'appuntamento con loro, come tantissimi altri appuntamenti campani che ci seguono tutte le settimane. Chi si arriva al traguardo in questo istante? Non lo so, Peppe Acampora, se è nei palaggi, se mi può raggiungere, c'è Peppe Soprano che lo cerca. Su, fatevi sentire voi che siete con la strada, con le mani, con la voce, diamogli queste ultime energie. Il nostro Enzo che arriva al traguardo, pronto ai campionati regionali di società della prossima settimana su pista, quando ci andremo aspettando la qualificazione per la finale a oro dei campionati regionali di società con l'Enterprise. Complimenti in bocca al lupo anche a Enzo per l'appuntamento di domenica, lui che si è fatto questi 10 km marciando, uno dei più grandi talenti della marcia campana che abbiamo avuto in questi anni. Arrivano anche le foto, non vi preoccupare, riprese e video, abbiamo le riprese dall'alto dell'elicottero, non possiamo chiedere di più per oggi a Scafati, se non sapere che siete arrivati tutti sereni, felici all'arrivo di questa grande avventura di oggi. 50 minuti in questo istante, 5 km per voi che concludete la gara. Un applauso che ve lo meritate tutto quanto per